Sicuramente sono molto, molto felice, è un onore poter avere fatto 150 presenze con il Parma, una squadra, una società molto importante, quindi per me è solo un bel traguardo. Un traguardo, c'è cioè un momento che ricordi più di altri con felicità di queste oltre 150 presenze? Ma io ricordo in ogni partita, perché per me è sempre stato bello tutte le partite che ho giocato qui. Sicuramente la cosa più bella emozione che ho avuto qua è quando abbiamo raggiunto la qualificazione per l'Europa League, che penso che questo era stato l'obiettivo più alto che ho raggiunto qua. Ti chiedo come sta andando, come giudichi la tua annata di un nuovo ritorno qui a Parma, insomma anche inserita nel campionato di questa squadra di quest'anno? Beh, sicuramente ho avuto un po' di problemi all'inizio, quindi ha rallentato un po' tutto, quindi per me era importante ritrovare condizioni e ritrovare quello che so fare, quindi adesso giocando più spesso con continuità sta tornando, quindi spero solo di fare sempre meglio. Ti manca il gol a questo punto, no? Sì, sicuramente, però non è una cosa che mi metto in mente, perché se no diventa sempre più difficile, quindi quando arriverà sarò quello più felice di tutti. Siete a 33 punti, siete praticamente i più in alto in classifica nella parte destra della classifica. Cosa vi manca per essere sicuri di giocare la Serie A anche l'anno prossimo? Beh, sicuramente manca ancora qualche punti e quindi noi siamo concentrati su quello e dobbiamo cercare di fare punti già dalla prossima. Cosa serve per conquistare questi pochi punti che mancano? Più un aspetto tecnico, mentale, cosa serve adesso? Tu che hai fatto tanti campionati, no? Qui in Italia. Beh, sicuramente manca, non penso che manca niente, cioè manca solo essere concentrato, la grinta di avere la stessa grinta che avevamo avuto all'inizio dell'anno, e solo così si può recuperare i punti. Jonathan, la sconfitta contro la Lazio la classifichiamo come un episodio, no? Un incidente di percorso. Ma sicuramente sì, perché penso che comunque è stato un primo tempo dove non c'eravamo, ma parlo per tutti, quindi è da dimenticare e ripartire dal secondo tempo. Tu preferisci sempre giocare come esterno offensivo, insomma hai anche cambiato un po' ruolo di recente, adesso conti di tornare lì? No, io come ho sempre detto ho sempre giocato in diversi ruoli, poi per necessità del mister mi metto sempre a disposizione, poi dopo tocca a noi far vedere quello che sappiamo fare e non penso che il ruolo cambia qualcosa. Faccio un'ultima domanda da parte mia, arriverà l'Atalanta, che squadra pensi vi aspetterà il Tardini? Beh, sicuramente una squadra difficile, penso una delle squadre più in forma in questo momento in campionato, quindi noi dobbiamo ritrovare a fare quello che noi facciamo dall'inizio e solo così possiamo prendere qualcosa. L'affetto della gente si sente sempre in maniera calorosa, sia che si tratti a Parma sia che si stia anche in zona della provincia, insomma. Questo è molto importante, funge da stimolo. Ma sicuramente fa solo piacere e ti spinge a dare qualcosa in più.